You may think that I know too much, but now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. You my salting crush. Ciao a tutti quanti. Oddio, vedete una Chiara diversa con degli occhiali diversi. Qua sono degli occhiali che mi hanno inviato. Sto testando. Ho potuto scegliere ovviamente io la gradazione, quindi gli ho dato la mia e ho scelto io la montatura. Ne hanno dato anche un altro paio, però ve ne parlo un po' più avanti nel video perché adesso devo andare un po' di fretta. Ho messo a posto un po' tutto a casa e preparato la valigia perché stasera vado a dormire a casa di due amici con i quali poi partirò domani mattina, non so ancora bene l'orario in realtà, però sarà presto sicuramente, partiremo alla volta. Comunque andiamo alle 5 Terre, una roba proprio lampo perché siamo in due coppie, sono alle ferie in momenti diversi, quindi l'unico momento da conciliare insieme è il weekend. Al volo a prendere Brian, andiamo dai nostri amici, ci mandiamo una pizza proprio easy, boh, ci guarderemo qualcosa in TV, poi andremo a letto perché dopo più ore si parte. E niente, noi ci vediamo tra poco. Somebody to turn saltine and ginger ale. That shit will never fail. I keep it on my body cause I don't feel well. Buongiorno. Hello. Sono le 5:45, siamo belli pimpanti. Cioè vuol dire che tra 5 ore saremo morti. Momento colazione in autogrill. Io prendo una brioche vegana. Vegana perché non vorrei stare male. Buona, ci sta. Sono le 7:40. Dovremmo arrivare tra circa un'ora. And you may think that I know too much, now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. Hold up, shimmer. Come for queen, my squeeze a knight. Who opens up this package is too tight, ho, whoa. And know you got it like that. Bring it on back, cause you got it like that, ah, yeah. And know she got it like that. Sometimes desserts are best when last. Or your daddy gonna beat my ass. Siamo arrivati a Porto Venere, siamo a Porto Venere, giusto? Porto? Porto Venere, siamo arrivati, finalmente abbiamo preso un autobus, però è veramente bello il paesaggio, devo dire. Is your time and attention? Won't you give some of it to me? I've been lonely lately. I've been feeling neglected. And I want you to show me. Can we get back on the same page tonight? Can we stay? And why don't you talk to me, talk to me? Let's start a conversation. When you spend your time with me, you speak in my love language. Talk to me. Abbiamo preso un po' di cose tipiche per il pranzo, ovviamente focaccia con il pesto genovese. Io sono una grande amante del pesto, quindi sentiamo com'è quello tipico genovese. Poi qualche altra focaccia proprio tipica della Spezia. Won't you give some of it to me? Yeah, I need you present. Instead of giving me presents, you're not getting off that easily. Oh, when we get back on the same page, tonight we can stay. And why don't you? Ah, farinata, sì, volentieri. Adesso è il momento di assaggiare la famosissima focaccia genovese. Con il pesto. O pesto. Pesto o pesto. Sì, però guarda.
Gatto! Hai perso il gatto. Non fare così. È untissima. Senti che il cuore inizia a battere ogni due battiti. Dov'è che siamo adesso? A Rio Maggiore. Siamo a Rio Maggiore. Dobbiamo visitare anche il paese. Poi forse riusciamo a tuffarci. Io voglio solo tuffarmi in acqua, please. Camminata tra questi scogli, siamo andati da là dietro, è stato fighissimo, per trovare l'ombra. L'unico posto all'ombra sotto la roccia. Ho un pochino di ansia. Ti aveva sgamato Brian. Bravo amore. Andiamoci a vedere ciò che... E questa è la nostra quasi caletta privata. E adesso ci buttiamo perché quasi c'è un po' di gente. Siamo sudati fradici, però per fortuna si sta bene. Cioè, insomma, è caldo, però è arieggiato, ecco. Siamo ritornati a casa, cioè nell'appartamento che abbiamo affittato. Abbastanza distrutti, sono le 7:30 ormai. E la ragazza si è presa una storta al piede, quindi siamo corsi anche in farmacia a prendere qualcosa. E poi se ci stiamo docciando e preparando, perché dopo appunto si esce. Ci prepariamo e poi andiamo a cercarci un posticino per andare a cena. This feeling won't stop beating me alive. It must be something that I might have done twice. I don't wanna think about it 'cause it's holding me back. Piccolino, ma è tutto salato? È assurdo. Sai questo è stato? No. Buonino? No. Buonino. No, questo è immangiabile, salatissimo. Siamo al giorno dopo, siamo tornati a casa, sani e salvi più o meno. Siamo tornati a casa con una zoppa, e che però oggi sta meglio, quindi forse faremo qualcos'altro. Adesso andiamo a fare colazione, stiamo mettendo a posto la casa che poi la dobbiamo lasciare. E niente, siamo abbastanza muerti. Però ci aspetta un'altra lunga camminata. Adesso sono le 9 e passa, dobbiamo mollare la casa alle 10, quindi... Not again with you.
tornati dal viaggio della speranza con un po' di cicatrici, gambe mezze rotte. Io c'ho questo, che sono cascata in mezzo agli scogli, cioè in realtà sono scivolata tentando di salire, è andata un po' male. Comunque niente, è andata bene, è stato purtroppo tutto un po' in fretta e furia, siamo un po' stanchini, però da riproporre un weekend così. Cari amici, è passata più di una settimana dal viaggio alle Cinque Terre ed è venuto anche freddo, non so se notate, ho i capelli sciolti, la maglia a maniche corte e i pantaloni lunghi. Si sono abbassati tipo di 15 gradi le temperature. Fino a qualche clip fa ci lamentavamo del caldo torrido, finalmente ora si respira, però c'è un cambiamento così da un giorno all'altro. Comunque, concludiamo il video un po' parlando degli occhiali. Io avevo anticipato all'inizio del video appunto che avrei monitorato, che avrei provato questi occhiali che mi hanno inviato. Allora, me li ha inviati un brand che si chiama Teen. Io spero sia questa la pronuncia, non ne sono molto sicura, comunque vi lascio il nome del brand qua. Su Instagram vi lascio i link in info box così potete andarlo a vedere e anche il loro sito ufficiale. E mi hanno proposto di appunto provare e un paio di loro occhiali e anche una borsetta, che è questa qua. È molto piccolina, infatti tipo non so, per andare a una svolta fuori a cena. La chiusura è così a clip e poi niente, ha ovviamente la possibilità di tenerla in questo modo a tracolla oppure così, in questo modo, oppure anche in modo più fashion, più carino, semplicemente si possono staccare le bretelle e portare in questo modo. Comunque gli occhiali in questione, come potete vedere, un paio ce li ho già addosso. Vedere, ho scelto questa cosa che non avrei mai scelto in realtà, però ho visto un po' di foto e mi ispirava, quindi insomma un po' maculata, leopardata, questa fantasia che di primo impatto magari insomma uno dice non è proprio il mio genere, però invece mi ha sorpreso, mi piacciono molto, anzi sono quelli che preferisco. Ah, questo invece è ovviamente un colore molto più classico, tutto nero. La forma è anche diversa, è un po' più tonda e questi ovviamente sono molto più semplici. Fatemi sapere poi innanzitutto quale dei due vi piace di più, e a me hanno detto che sta meglio l'altro occhiale, però secondo me entrambi sono molto validi. Scegliere la mia gradazione perché io sono miope, ho dato tutti i miei dati perché proprio bisogna, ovviamente se per astigmatismo e altre questioni dovete dare molti più dati precisi se volete provare dei loro occhiali, e io ho dovuto dare solamente la mia gradazione di miopia. Io direi di concludere qua il video, spero vi sia piaciuto, spero che questa mini avventura lampo alle 5 Terre sia stata per voi interessante, quindi noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, lasciate un mi piace, un commento che mi aiutano tantissimo, seguitemi anche su Instagram se avete piacere, ovviamente su Instagram condivido molto di più della mia vita, quindi potete seguirmi in modo molto più approfondito se avete voglia, e noi ci vediamo al prossimo video. Buon settembre a tutti quanti.